Ciao a tutti e come sempre bentornati nella soffitta di Pippo. Oggi sono un po' emozionato, infatti non so se si vede, perché oggi parliamo di un fumetto di cui avrei dovuto già parlare un anno fa, quando eravamo in 10. E invece ve ne parlerò adesso che siamo in 300 e passa. Avrei dovuto parlare di questo fumetto quando un anno fa facemmo il video su ESP. Un po' perché questo fumetto ha delle similitudini col genere, almeno per quanto riguarda lo stile della narrazione. Vi dico subito qual è: L'Insonnia. Questo bellissimo fumetto di Giuseppe Di Bernardo. Giuseppe Di Bernardo, se vi ricordate, ne abbiamo già parlato con Diabolik, sicuramente perché è una delle colonne portanti di Diabolik, ma anche quando facemmo il video su Demon Story, non so se vi ricordate quel video. Terribile. Dicevo, è da molto tempo che avevo voluto parlarvi dell'insonnia. Ho sempre rimandato per due motivi principalmente. Il primo è perché ha una storia editoriale un po' complicata, infatti ve ne parlerò. E il secondo è perché si tratta di un'opera emozionale. Quindi quando si tratta di un'opera emozionale non è mai semplice parlarne, perché voi avete anche imparato a conoscermi nel corso di quest'anno di vita della soffitta di Pippo. Io sono un appassionato, non sono un tecnico del fumetto, non mi piace perdere, cioè, il fumetto non è matematica, ecco. Mi piace abbandonarmi alle sensazioni. Quando ci si abbandona alle sensazioni, però, non è anche, diventa anche difficile poi parlarne, descriverle, perché sono astratte. Nel caso dell'Insonne, avete già capito che qui la similitudine con Esp, è un fumetto molto, molto intimista, anche se il genere si presta poi a fare delle capatine nel giallo, nell'esoterico, nell'indagine. Insomma, è un fumetto molto molto sfaccettato. Allora, inizialmente Insonnia è stato pubblicato, qui vediamo questa copertina bellissima di Marco Nizzoli, io l'ho sempre chiamato Nizzoli, forse Nizzoli però, bellissima con l'acquerello. Dicevo, è stato pubblicato inizialmente dalla BBD Press, questo è il numero 2, uscito nell'ottobre del 1994. E da BBD Press ne abbiamo già parlato, se vi ricordate, con questi bellissimi capolavori che ha sfornato negli anni 90, anche se, insomma, siamo su un pianeta completamente diverso, quindi anche la BBD Press, insomma, qualcosa di buono l'ha tirato fuori. Gli albi erano di 64 tavole, qui sono 68 pagine in tutto, in formato Bonellide e brossurato. Vediamo in testa di copertina c'è anche un disegno di Massagli che sinceramente ho faticato a riconoscere, insomma, perché qui sicuramente era proprio agli esordi Massagli. Bellissima questa storia. Poi è stato ripreso dal 2005 dalla Freebook, che è una casa editrice che adesso non c'è più, però ha pubblicato dei fumetti, ha riproposto dei fumetti straordinari come Strangers in Paradise di Terry Moore, oppure Borderline di Trillo e Risso. Si guardo di qua perché ce li ho qui sotto, la collezione dei Freebook, non si vedono. Copertina questa che ho in mano del grandioso Palumbo. Hanno lavorato disegnatori fantastici come Palumbo, Benevento. Questo numero in particolare, che mi è piaciuto molto, è stato disegnato da un mio concittadino, il grande Giuseppe De Luca. Ma non solo fumetti sono stati fatti dall'Insonnia, perché nel 2008 è stato scritto anche un romanzo da Giuseppe Di Bernardo ed edito da Del Bucchia Editore con il titolo La lunga notte dell'Insonnia. Poi da gennaio 2011 la serie diventa un webcomic, nel 2013 viene pubblicata una storia che si intitola Lui, in cui Desdemona, la protagonista dell'Insonnia, incontra Diabolik. In occasione del Lucca Comics and Game del 2014, Arcadia pubblica anche un albetto speciale per festeggiare i primi 20 anni di pubblicazioni con 13 storie, di cui alcune inedite e altre già pubblicate, firmate da un collettivo di autori. Poi è stato anche fatto un lungometraggio, quindi insomma questa è una serie, ecco perché è complicato parlarne, perché
avuto molte diramazioni, molte sfaccettature, trasformazioni. Da di che parla questa serie? Allora, L'Insonne è il titolo di una trasmissione radiofonica, perché Desdemona Metus, la protagonista, cioè Desdimetus, che è chiamata Desdi, lavora e è una speaker radiofonica. Allora, qui le sensazioni del fumetto, almeno per quanto mi riguarda, sono fantastiche, perché a me mi rimandano a quando negli anni 90 ascoltavo alla radio Diego Guggia, non so se vi ricordate, il suo Jack Folla, che molti pensavano, no, fosse un personaggio reale, quest'uomo chiuso nel braccio della morte. Ecco, diciamo che Desdi è come se fosse reale, perché ci parla attraverso la radio. Nel fumetto c'è anche la musica che accompagna le parole di Desdemetus, quindi sempre Di Bernardo poi sceglie brani da Di Andrea a Carmen Consoli, ai Police. Insomma, la musica è un elemento importante nella storia. Lei è una specie di sensitiva, diciamo, tra virgolette, e qui c'è questa affinità con Bianca Viesco, secondo me, per quanto riguarda il personaggio. Hanno una sensibilità molto, molto simile. Lei ha la capacità di percepire alcuni aspetti nascosti. Lei soffre di insonnia, ecco perché poi il titolo della serie e della trasmissione. La storia viene raccontata, tra l'altro, proprio in questo albo, che si chiama Le gabbie della mente, che vi consiglio di recuperare. Lei soffre di insonnia e un giorno, per una serie di eventi, lei si intrufola dentro una stazione radio, accende il microfono e comincia a parlare. Qui comincia una serie di trasmissioni. La gente comincia a sentire questa voce che sembra in qualche modo capire le persone della notte, capire chi telefona, entrare dentro e coglierne magari. Cioè, delle persone arrivano a confessare a lei cose che non confesserebbero neppure a se stessi. Quindi, diciamo, ha il potere dell'empatia, ecco. Quindi il boss di questa radio ordina a Fabio, che è uno dei comprimari, di cercare questa ragazza, cioè che comunque cerca di sfuggire. E invece, una volta trovata, le viene offerto questo lavoro in radio notturno, che è questa trasmissione che si intitola L'Insonne. C'è questo, diciamo, polpettone, tra virgolette, perché c'è una storia, una metastoria tra Fabio e lei, che rimane sempre platonica, perché Desdemetos ha un amore perduto. Lei guarda le registrazioni, questa è la storia Minimi Luigi, disegnata da Michela Da Sacco, bellissima, faccio vedere qualche tavola. E dicevo, una volta l'anno, il 1 novembre, riguarda le registrazioni di questo suo amore perduto. E da qui poi partono delle storie sempre sospese tra l'onirico e l'indagine. Secondo me è un fumetto che oggi sarebbe attualissimo, un po' perché il genere, secondo me, grazie ad alcuni autori, come per esempio Bilotta col Supercurio Loi, oppure mi ricorda anche Napoleone di Ambrosini, per esempio. C'è il genere, diciamo, indagine dell'io, ecco. È un genere che a me piace molto, personalmente, perché tu leggi questo fumetto a diversi livelli di lettura. C'è un'indagine o un mistero, se vogliamo, da risolvere. Nello stesso tempo, però, c'è una lettura più intimista, quindi ha più livelli di lettura. Poi è la sensibilità del lettore
diciamo, sta lì a cogliere poi tutte le citazioni. Io sinceramente li ho letti anche ascoltando la musica, perché Giuseppe Di Bernardo ci suggerisce anche dei brani. Cioè, mentre si svolge l'azione, noi sentiamo anche questa musica che manda Leslie in radio. Io vi consiglio di fare altrettanto. Faccio vedere anche qualche altra tavola, beh, tante ve le farò scorrere. Vi allegherò anche una scheda degli albi, così magari se volete andare a recuperarvi questa serie, io ve la consiglio personalmente. Volevo ringraziare il mio amico Giampi del mondo della mia fantasia, perché è stato lui a convincermi a fare questo video. Io sinceramente volevo aspettare di recuperare tutta la collezione, però ce la sto mettendo tutta, è difficile. Ogni fine mese il mio spacciatore di fumetti riesce a recuperarmi qualche numero, per fortuna. Quindi è tutto, e spero di avervi incuriosito. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!